Roberta. Roberta è la nostra vicepresidente di Buongiorno, ben trovati. Non ho ben capito stamattina questa funzione importante dell'acquisizione della sede per FIPAP. Le chiavi d'oro, noi siamo le chiavi d'oro, l'associazione rappresenta. Abbiamo visto una meravigliosa locandina in cui non si capiva bene se Torquato Tasso consegnava le chiavi d'oro. Noi abbinavamo l'inaugurazione della sede nazionale delle chiavi d'oro FIPA e delle chiavi d'oro, che è un aspetto importantissimo e interessantissimo, che è rappresentata qui dal nostro vicepresidente Roberto Alpino, nonché coordinatrice nazionale, cioè regionale delle Bisonius. Inauguriamo la sede nazionale e regionale dell'associazione, come dicevamo, e volevamo dare, come nel nostro stile, un taglio culturale. Quindi volevamo abbinare l'inaugurazione alla nascita del Tasso, che è l'11 marzo del 1544, e Fulvio, giustamente, e ci è piaciuto tantissimo, tanto è vero che lo invitiamo a venire, ma voi lo conoscete benissimo, quello del Museo Correale, un angoletto con la maschera funeraria, con le prime stampe del Tasso, perché il vostro costume era meraviglioso. Sulla locandina si parlava di maschera, ma non è carnevale, bensì è impersonare un personaggio. Signor Fulvio, complimenti. Ho sentito i pareri, ma non ho avuto il piacere di vederlo. Ma ci sarà nuovamente l'opportunità. Io però vorrei far venire il signor Carmine Bertone, che tra l'altro è autore. Carmine! Lo diciamo, autore di questo Carmine è maestro dell'ospitalità sorrentina. Assolutamente sì, questo è consolidato negli anni. Però è dilettato nello scrivere questo pamphlet. È l'autore di questo opere, che è sul Tasso, e quindi abbiamo colto l'occasione per l'inaugurazione, celebrare la nascita del Tasso rappresentata da Fulvio, e farci raccontare qualcosa sul Tasso che dal signor Carmine, tramite l'opuscolo che lui ha scritto e stampato grazie alla stamperia Petagna. Che cosa ci dice di nuovo sul Tasso in questo vostro... Di nuovo niente, ma tutto, perché il Tasso, come si ha la percezione qui a Sorrento, è nata a Sorrento e basta. Per esempio, il Tasso è stato concepito a Sorrento, è nato a Sorrento e poi dopo pochi mesi è dovuto partire per questione politica. Ma il Tasso ha amato Sorrento per tutta la vita, non solo lui, ma anche la famiglia, perché lui, come sappiamo, poi Cornelia Tasso è sposata con un nobile sorrentino. Quindi allora la mia entrata sfiziosa e dilettevole nel dire che abbiamo consegnato o ricevuto le chiavi al Tasso, perché c'è questo connubio. Sì, assolutamente sì. Il vostro parere in merito ce lo dice? Sì, sicuramente. È stato un privilegio per noi ricevere intanto questa sede qui in un luogo prestigioso come il chiosco di San Francesco. Da qui, quindi oltre sicuramente. In più è stato bello anche questo abbinamento con la celebrazione della nascita del Tasso. E niente, noi le Chiavi d'Oro sono conosciute da tutti appunto come un'associazione dove i valori fondamentali sono appunto l'amicizia, il rispetto e la solidarietà. Noi a tutto questo, grazie anche a un presidente come Mauro Di Maio, stiamo unendo anche la passione che mettiamo in tutto quello che facciamo. Ed è la passione quella che dà quel tocco in più a ogni evento, a ogni nostra azione. Speriamo di continuare così anche per il futuro. E niente, noi siamo pieni di entusiasmo, speriamo. E ci piace tanto perché loro, nella tra virgolette guerra turistica, sono i fanti sul fronte, coloro i quali riescono a indirizzare, a mediare, a coagulare. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie, signor Bertone.